Ultimamente su TikTok stanno circolando tantissimi video che riguardano gli skinwalker, tanto che le persone hanno cominciato a tempestare tutti, tra cui me, di una domanda sola. Ma gli skinwalker esistono veramente? Se ci basiamo su tutto quello che esce da TikTok, a quanto pare sì. E per la mole di informazioni che spuntavano fuori man mano, ho cominciato a chiedermi pure io, ma non è che mi sto perdendo qualcosa? E soprattutto, potrebbe esistere veramente? Quindi oggi faremo questo, cercheremo di scoprirlo. Prima di andare a vedere tutto, ragazzi, non posso non farvi notare la maglia che indosso, perché è di Bumbling. Così come le calze, lo stile prima di tutto. In questo periodo ci sono anche tutti gli sconti con le grafiche nuove per il Fanta Sanremo e trovate tutto quanto qui sotto in descrizione. Con il mio codice sconto Gematria tutto maiuscolo usufruirete anche di uno sconto ulteriore su tutto quello che prenderete, calze gratis e ovviamente aiuto. Il canale. Detto questo, direi di non perderci in troppe chiacchiere e di cominciare. Nella cultura dei nativi americani, il termine skinwalkers viene utilizzato per indicare streghe e stregoni che posseggono la capacità di trasformarsi in animali, possederli o assomigliarli. Il vocabolo, nella lingua originaria, corrisponderebbe a Ye Naldoshi, ovvero cammina su tutti e quattro gli arti. Gli stregoni e le streghe dei nativi americani non sono da confondersi con quelli che sono i guaritori e gli sciamani, che secondo queste culture sono dediti ad un cammino bianco, mentre le streghe e gli stregoni scelgono la strada del male, dell'essere umano. Gli skinwalkers, infatti, sarebbero coloro che hanno invece fatto uso della magia nera per scopi malvagi e che porterebbero morte e sventura. Proprio per questa ragione la popolazione nativoamericana non si trova esattamente a proprio agio a parlare di queste cose, perché sono tasti dolenti. Anche e soprattutto per questo motivo ci sono davvero poche informazioni reperibili su internet. Cerchiamo di capire però, secondo quelli che sono i dati a nostra disposizione, come secondo queste leggende si può diventare uno skinwalker. Sappiate infatti che molte cose, a differenza del solito, molte cose che tratteremo oggi sono legate a leggende, miti e racconti. Non è un qualcosa di scientifico, è un qualcosa che semplicemente viene tramandato. Noi che cosa faremo? Cercheremo di partire da queste cose qui e di arrivare ad un qualcosa del quanto più scientifico e pratico possibile. Secondo le credenze, gli skinwalker sono individui che posseggono la capacità di trasformarsi in animali, assumendo le sembianze di animali come lupi, coyote, orsi o altri animali della regione. Sempre secondo queste storie, gli skinwalkers sono una razza soprannaturale formata da esseri che una volta erano umani. Secondo le leggende, infatti, poco dopo la nascita di quella che sarebbe il corrispettivo di Eva, ella creò tutte quante le razze soprannaturali, tra cui gli Alfa. E di questi Alfa fanno parte gli Skinwalker. A sua volta, lo Skinwalker Alfa iniziò a mordere e contagiare tutti gli esseri umani che si trovava a tiro, trasformando gli Skinwalker, che a loro volta ne contagiavano altri. Il fatto però è che gli Skinwalker, secondo questi racconti, si cibano di umani, quindi avrebbero cominciato a mescolarsi tra questi ultimi per avere sempre cibo a disposizione. Quindi, sebbene le loro origini non siano effettivamente note, si dice che siano dei cugini dei licantropi. Gli skinwalker sono esseri apparentemente identici a un essere umano, in quanto razza ibrida nata dal corpo di un uomo contagiato e dal morso dello skinwalker alfa. Una volta che siamo morsi, infatti, ci si trasforma in essi nel giro di pochi giorni. A differenza dei licantropi, tuttavia, gli skinwalker si trasformano in cani e non in ibridi uomo-lupo. Non cadono inoltre vittima del loro istinto durante le notti di luna piena, potendosi infatti trasformare in qualsiasi momento essi desiderino. Secondo le leggende, però, similmente i licantropi possono essere similmente uccisi da un proiettile o da un coltello d'argento. Caratterialmente, gli skinwalker sono formati da branchi che si spacciano per semplici cani, al fine di farsi accogliere nelle case degli esseri umani per poi trasformarli in skinwalker dopo averli morsi e poter così espandere la propria specie. Giusto per aggiungere dei particolari assolutamente non inquietanti, hanno l'abitudine di strappare il cuore alle persone. Un distinto tratto caratteristico quando sono trasformati in bestie sono gli arti anteriori estremamente allungati in una maniera innaturale, una camminata traballante ma velocissima. Possono difatti coprire grandi distanze in breve tempo e gli occhi luccicanti. La loro presenza e il loro arrivo sono spesso accompagnati da un forte senso di angoscia e pericolo. Solitamente è possibile incontrare gli skinwalker nelle foreste, nelle strade buie o luoghi isolati. Se decidono di attaccare la vittima nella loro dimora, cominceranno a bussare su porte e finestre, e poiché sono capaci di produrre voci e suoni
propri cari e degli animali, potrebbero decidere di chiamare le vittime per attrarle all'esterno dell'abitazione, rendendole vulnerabili. E nonostante sia raro che un gruppo venga attaccato da un singolo skinwalker, non è impossibile. A quanto sembra, odiano i bambini e le donne incinte in particolare, e prediligono attaccare individui fragili mentalmente. Il nome skinwalker, però, arriverebbe dal fatto che una volta uccisa la vittima, ne ruberebbero la pelle. Questo è ciò che serve sapere in sostanza sugli skinwalker, però un attimino cercando di capire meglio tutto e di fare una media delle cose che abbiamo letto, potrebbero esistere veramente? Per capirlo, visto che all'effettivo, almeno dal punto di vista pratico, se togliamo un po' di abitudini e cose del genere, ma a noi interessa il pratico, assomigliano molto a quello che è la figura del lupo mannaro, direi di basarci su quella per capire un attimino se esiste qualcosa di simile, come possiamo interpretare tutto questo e soprattutto se questa cosa può esistere oppure no. È importantissimo specificare l'esistenza del licantropismo clinico, una condizione mentale che ti fa credere sul serio di essere un lupo mannaro. Su questa condizione purtroppo esistono tantissimi luoghi comuni, tantissime persone che raccontano di trasformarsi o comunque esagerando semplicemente perché magari la loro condizione non è così grave, ma nelle condizioni più gravi, e parliamo quindi delle condizioni in cui succede veramente che una persona, senza rendersene conto, abbia questi momenti in cui pensa sul serio di essere un lupo mannaro, possono succedere queste cose. E qui all'effettivo posso portarvi l'esperienza diretta, perché ho avuto a che fare con qualcuno, diverse persone, che hanno sofferto di questo disturbo e che magari ne soffrono ancora. Sostanzialmente questo disturbo non ti porta dei cambiamenti fisici, ti porta a percepirli. Che cosa vuol dire? Che magari tu pensi veramente che ti sia cresciuto il pelo, la coda, le zanne e tutto quanto, però all'effettivo, trattandosi di una condizione pesante mentale, sono delle cose che tu percepisci, ma non sono assolutamente vere. Questo non toglie che tu inizi a comportarti in questa maniera e che tu possa avere degli atteggiamenti e dei comportamenti estremamente fuori dal comune, atteggiamenti che poi vanno a ripercorrere quello che è l'immaginario collettivo del lupo mannaro. Ma tolto questo, non ci sono assolutamente dei dati scientifici, delle prove o qualcosa di certo che possano farci credere che uno skinwalker possa effettivamente esistere. È probabilmente matematicamente impossibile, anche a livello genetico, che possa nascere un qualcosa del genere e soprattutto che possa esistere. Per quanto riguarda l'argento e tutto quanto, esiste tutta una storia dietro sul perché sarebbe un materiale capace, soprattutto se benedetto, tra virgolette, se santificato, di contrastare quelle che sono delle creature, delle forze del male. Però se vogliamo basarci sul fatto che questa cosa possa esistere oppure no, la risposta è semplicemente no, anche dal punto di vista semplicemente motorio, perché gli arti con i quali vengono rappresentati gli skinwalker sono estremamente innaturali e inadatti ai movimenti velocissimi delle quali sono rese famose queste figure, queste creature. È impossibile, semplicemente perché degli arti così tanto allungati in natura ci sono. Sono per esempio gli arti di un gorilla, ma un gorilla non è un animale famoso per la sua velocità, per la sua agilità, è un animale famoso per la sua forza. Ma uno skinwalker, essendo questa figura tutta quanta cartocciata, tutta quanta fatta in questa maniera, dubito fortemente che possa avere quella rapidità e soprattutto quell'agilità estrema, che assolutamente non possono far parte di un essere vivente con queste fattezze. Gli animali più veloci sulla Terra sono animali estremamente aerodinamici. Pensate per esempio al ghepardo, pensate al falco, pensate magari, non lo so, un barracuda. Sono tutti quanti animali molto affusolati che non hanno queste forme così sbagliate. Per carità, la storia affascina anche me, è figo pensare tutto quanto, mi piace un sacco vedere video e sicuramente vi avrò riempito di un sacco di video che nel corso del tempo ho collezionato, tra virgolette. Però se vogliamo rispondere a questa domanda, la mia risposta è no. Ma aspetto di sapere quello che pensate voi, aspetto di sapere cosa ne pensate di tutta questa storia e sicuramente aspetto di sapere quali sono le vostre interpretazioni di questa cosa. Scrivetemele qui sotto nei commenti, ragazzi. Per il resto io penso che oggi possiamo anche chiuderla qui. Vi ringrazio per essere stati qui con me anche oggi. Qui sotto in descrizione trovate tutto ciò che può servirvi, tra cui pamplin per le felpe, TikTok, Instagram e tutto quanto. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.